Questo pomeriggio si è svolta la seduta ordinaria del Consiglio provinciale. Di particolare rilievo l'argomento trattato all'ordine del giorno, relativo al rinnovo delle concessioni demaniali balneari. Abbiamo un settore, che è il settore degli imprenditori balneari, che è il settore per cui siamo preferiti in Italia. La gente viene a fare le vacanze da noi perché noi abbiamo qualità nella nostra offerta balneare. Noi abbiamo imprenditori che da generazioni hanno fatto investimenti sul mare, sulla spiaggia, e hanno dato la possibilità a noi di presentarci sui mercati proponendo la provincia di Savona come luogo di villeggiatura. Intorno a questo ne è nata la vocazione turistica della nostra terra, i milioni di persone che vengono a passare un periodo da noi, e noi abbiamo saputo con capacità ampliare questa offerta inserendo il nostro entroterra, l'outdoor, le camminate, le pareti di roccia su cui si va a scalare, la mountain bike. Ma tutto questo non ci sarebbe se non ci fosse la qualità nell'offerta balneare. Oggi le imprese balneari non hanno prospettiva, sono imprenditori che devono investire sapendo che non avranno i tempi di ammortamento per poter rientrare dei loro investimenti e soprattutto evitare quello che potrebbe succedere fra 3 anni, che dopo 3 anni di mancati investimenti arrivino i grandi capitali e così al posto di vedere i nostri volti sulla spiaggia, le nostre famiglie, i figli di coloro che hanno avviato quelle imprese, vedere arrivare capitale non si sa da dove e magari aver ottenuto il bellissimo risultato di aver fatto diventare le spiagge savonesi la più grande lavatrice di denaro di dubbia provenienza d'Italia. Sarebbe veramente un bel risultato.